Grande successo per il primo weekend del Carnevale di Larino. La 45esima edizione nei primi due giorni ha fatto registrare oltre 10.000 presenze in città, visitatori arrivati anche dalle regioni vicine per la sfilata degli 8 giganti di cartapesta, accompagnata da musica, animazione e tante iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini, con i truccabimbi, i clown, i giocolieri, spettacoli di magia e gonfiabili. L'evento ormai è conosciuto anche al di fuori della regione ed è stato premiato con un ambito riconoscimento arrivato dal Ministero per i beni e le attività culturali, quello di Carnevale Storico d'Italia. Questa edizione, come l'anno scorso, sta avendo un grande successo. Devo fare i complimenti innanzitutto ai gruppi costruttori, all'Associazione Larinella che ha collaborato sinergicamente con l'amministrazione comunale. Questa edizione veramente sta riscuotendo grande successo. Già oggi, che è domenica, abbiamo avuto già un gran numero di visitatori, oltre 10.000, e questo ci fa enormemente piacere. Penso che adesso il valore artistico dei carri allegorici è veramente aumentato di molto. Quest'anno, veramente, se devo essere sincero, trovo difficoltà a individuare il carro più bello. Sono veramente tutti belli. Complimenti veramente a tutti i costruttori. Quest'anno hanno fatto veramente dei carri stupendi. Il Carnevale è organizzato grazie alla passione dei soci dell'Associazione Larinella, in collaborazione con il Comune di Larino. Il 29 e 1 marzo ci sarà la chiusura della manifestazione con le premiazioni durante la domenica sera. Inoltre ci sarà sabato 29, oltre a questi carri magnifici, la partecipazione anche di Pippo Pelo, che presenterà l'evento insieme a Gianluca Venditti, quindi avremo una top class sul palco in esibizione.